profondo di queste architetture, lo dimostrano i suoi disegni, lo dimostrano i suoi progetti. Il più famoso in assoluto è quello, il restauro della cattedrale di Notre Dame, quello per cui lui passò alla storia. E il suo metodo consisteva proprio nell'osservare, nello studiare approfonditamente l'architettura che sarebbe andato a restaurare e poi cercare di riprodurla nello stesso identico modo. Cercare di immedesimarsi nell'architetto medievale, impresa assolutamente ardua. Come ripeto tante volte, io sposo quanto disse Federico Zeri, e cioè che il passato è morto per sempre. Qualsiasi tentativo di riportarlo ad un'attualità, di farlo rivivere, purtroppo non avrà successo, perché quello che noi tenteremo di fare avrà sempre l'occhio nostro, del contemporaneo, sarà sempre visto attraverso l'occhio di chi fa il restauro, di chi fa il dipinto. Tuttavia, un vantaggio enorme del restauro di ripristino, del restauro in stile, è che ci ha restituito dei monumenti ad una visione completa. Cioè noi vediamo qualcosa di non monco, e quindi la nostra immaginazione lo imprime in maniera assolutamente più globale, più completa, si costruisce la nostra immaginazione su questo. Qui vi voglio portare un esempio, anche se non ho approntato un'immagine, non volevo dilungarvi, però alla chiesa di San Francesco, la nostra chiesa bresciana di San Francesco, bene, c'è un volume che è quello curato da Valentino Volta, Pier Virgilio Benirodona, eccetera, che è proprio incentrato sulla chiesa e sul convento. Ebbene, ci sono le fotografie degli affreschi, quelli che trovate in una delle navate laterali, la navata di destra, in fondo. Fotografie di questi affreschi, come erano prima del più recente restauro. Ovviamente affreschi molto manomessi, che avevano molte lacune, ma un pittore, dei restauratori di inizio Novecento, pensarono di colmare queste lacune, oppure in realtà chissà chi in passato ci pensò, perché a parte la documentazione fotografica poco è rimasto. Beh, io vi dico, a vedere questa fotografia in bianco e nero dell'affresco completo in cui il San Giorgio ha la testa, e in cui tra l'altro si distingue benissimo che la testa non è medievale, però almeno io vedo un affresco in cui c'è una completezza, è un documento diverso. Ovviamente il restauro di ripristino sarebbe più filologico se la parte restaurata si vedesse, però io vi dico che rispetto a quel San Giorgio senza testa, come noi lo abbiamo adesso, forse preferivo il più romantico, il più romantico San Giorgio con ancora il capo, mentre ora questi affreschi sono di fatto quasi praticamente illeggibili, mentre invece il restauro in stile ha permesso di leggere la cattedrale di Notre Dame. Qui abbiamo un'immagine del primo progetto di ripristino, che prevedeva, vedete, queste alte guglie al di sopra delle torri della facciata, che poi invece di fatto non vennero realizzate. Venne invece realizzata la flèche, che è appunto la guglia, quella che sorgeva all'incrocio tra i bracci di transetto e navata della cattedrale, e che di fatto era il ripristino di quella medievale, per cui la cattedrale era nata già con la guglia. La guglia costruita verso il 1250 proprio sopra l'incrocio del transetto, e che di fatto costituiva anche il campanile. Aveva, durante il XVII secolo, sono registrate ben 5 campane, fu poi abbattuta anch'essa con la rivoluzione francese. E Viollet-le-Duc due ripristinò la flèche secondo queste forme gotiche, cercando di renderla indipendente da quel sistema di capriate che i media ci hanno, i cui media ci hanno trasmesso il nome in questi giorni, il nome di foresta. La foresta perché tante sono state le piante, i legni utilizzati proprio per la copertura di questo sistema di capriate, in parte.
tracciate, molte erano originali del XIII secolo e sono andate queste irrimediabilmente perdute. Quindi è un pezzo di storia che se n'è andato per sempre. Vira poi al di sopra della flèche questo galletto che era posto come reliquiario, anche in un certo senso lo si è definito il parafulmine spirituale della città, un reliquiario con all'interno reliquie preziosissime, una delle 70 spine della Sacra Corona di Cristo, poi una reliquia di Saint-Denis e una di Santa Genoveffa. Il galletto fortunatamente, miracolosamente, non ho ancora capito come, si è salvato. E qui ancora dal disegno, dal taccuino di Villard-en-Écouen, vedete com'è simile. Questa in realtà si tratta della torre della cattedrale di Laon, ma guardate com'è simile al disegno della flèche di Notre Dame. Quindi c'era effettivamente uno studio profondo prima di realizzare qualsivoglia cosa. E qui ancora ripropongo il coro dell'abbaziale di Saint-Denis che ho citato prima, perché come ho avuto modo di dire nell'introduzione, altrettanto importanti quanto architettura, quanto scultura, la vetrata. E il coro di Saint-Denis, la prima architettura gotica voluta dall'abate Suger, che tra l'altro fortunatamente era un grafomane, quindi ci permette veramente di leggere da vicino le volontà del committente riguardo a questa straordinaria architettura. Ecco, il coro di Saint-Denis si arricchisce immediatamente di stupende vetrate. Qui ho voluto inserire le parole di Enrico Castelnuovo, un libro vetrate medievali che trovate anche qua in Biblioteca Concesio. Ci tengo sempre a dire che anche il corso di storia dell'arte è quasi sempre preparato su materiale della biblioteca, perché il mio intento è quello di muovere il patrimonio librario che altrimenti resta a scaffale, e invece sono libri importanti, libri utili, libri su cui si può proprio fondare anche una ricerca. E queste parole meravigliose di Enrico Castelnuovo per trasmettere quanto le vetrate siano importanti nella Chiesa medievale: grazie alla luce, il mosaico inerte fatto di vetri e piombi diventa splendente, simile alle gemme, e muta di colorazione nel volgere di brevissimo tempo. Lo avvertirà chi entri verso il tramonto in una grande chiesa gotica del nord. In alto, contro le pareti scure di cui non si distinguono più le pietre, contro le finestre i cui limiti sono ormai invisibili, una teoria scandita e ritmata di profeti, di re, di apostoli rutilanti e traslucidi, sembra sospesa in cielo, illuminata e splendente per l'ultima luce. Parole veramente meravigliose. Enrico Castelnuovo, squisito studioso dell'arte medievale, ci ricorda quanto siano importanti le rappresentazioni, le pitture, le vetrate, le rappresentazioni iconografiche all'interno della chiesa medievale. E qui le parole di Suger riguardo proprio la volontà di commissionarle queste vetrate. Abbiamo altresì il fatto dipingere dalle mani eccelse di molti maestri di diverse nazioni la splendida varietà delle nuove vetrate, sia in basso che in alto. Dalla prima estremità del coro che inizia la sequenza, dove è rappresentata la stirpe di Jesse, fino a quella che sovrasta la principale porta d'entrata della chiesa. E qui infatti vi inserisco quella che è una delle vetrate originali di Saint-Denis, che è proprio quella della stirpe di Jesse, detta anche albero di Jesse, perché secondo questa iconografia proprio dal ventre di Jesse, che è rappresentato lì, vi ho messo proprio là il particolare, sboccia l'albero, nasce l'albero della stirpe di Davide, che poi è quella di Maria e infine quella proprio del Salvatore, di Cristo. E accanto a questa vetrata, che quindi è la prima e la più importante, è inserito anche il ritratto di Suger, che qui non ho inserito nel particolare, ma lo trovate proprio nell'immagine grande della vetrata, in basso a sinistra, nell'atto proprio di porgere, di omaggiare la divinità con la vetrata stessa. Quindi importantissimo, il committente si mostra, si fa ritrarre proprio nella vetrata.
E qui ho inserito una delle vetrate di Notre Dame, purtroppo anch'esse per la maggior parte distrutte e poi ripristinate. Questo è il rosone della facciata sud, 12,90 m di diametro, cioè qualcosa di enorme. E il restauro ottocentesco fortunatamente riutilizzò molti pezzi della vetrata, dell'antica vetrata medievale, ed è quindi una di quelle di fatto che meglio conservano l'impronta della chiesa medievale. Tuttavia, anche se il restauro di ripristino, anche in questo caso, la completezza di una cattedrale con delle vetrate che abbiano un sentore di medioevo è qualcosa di impagabile. E io vi dico che uno dei timori, condiviso ovviamente dalla maggior parte di chi stava come me a contare i minuti, aspettando che spegnessero quel maledetto incendio, era che le vetrate scoppiassero, perché il calore, insomma, poteva veramente farle scoppiare, ridurle in mille pezzi. O un'altra alternativa, che purtroppo credo si sia verificata, ma ripeto, senza fonti non voglio fare illazioni, o potrebbe essersi verificata, è che il piombo, perché le vetrate di fatto sono legate a queste cannule di piombo, sono montate nel piombo, si fosse fuso, o si sia in alcuni casi fuso, rovinando quindi la vetrata stessa. E quindi la chiesa cattedrale di Notre Dame, questa è proprio un'immagine molto bella dell'interno prima dell'incendio, che ci mostra come il restauro anche all'interno sia stato tuttavia ben condotto. Ma vi dicevo quindi del ruolo delle cattedrali, che brevemente cercherò di esemplare: cattedrali come centri di rinascita culturale, come sedi delle scuole cattedrali, quindi di fatto centri assoluti di cultura, i principali, i poli di attrazione fondamentali prima che l'università contendesse il primato. E le scuole cattedrali erano direttamente sotto il controllo dei vescovi, che dovevano rilasciare una licenza apposita, la licenza docenti agli insegnanti, e da questi insegnanti, dalla loro nomea, dipendeva poi il prestigio stesso della scuola cattedrale. E dopodiché nel XII secolo il Papa ricordò più volte ai vescovi che dovevano mantenere assolutamente le scuole cattedrali, e questo di fatto sino proprio alla nascita delle università. E ancora, ho parlato prima di musica, esatto, di applicazione all'architettura di alcune tra le regole musicali fondamentali. Le scuole cattedrali, le cattedrali erano anche le sedi di scuole importantissime di musica. Quella di Parigi è di fatto determina la nascita della polifonia, un concetto che ho avuto modo di ricordare questo Natale, quando c'è stata la possibilità di esporre la mostra dell'ensemble Sinus Preclarum al piano di sopra, che di fatto ripercorre tutte le tappe della musica medievale, che è proprio a Notre Dame, a Parigi, che nasce una delle scuole musicali più affermate, a cui si deve la diffusione di una prima polifonia. Ma perché la polifonia si lega indissolubilmente alla cattedrale gotica? Perché questi ampi volumi, che sono proprio tipici della nuova architettura, permettono nuove sperimentazioni vocali, per cui a una monodia del gregoriano si affiancano voci diverse che il riverbero di questi grandi volumi architettonici permette quindi di sperimentare. E quindi nascono i primi organa, quindi le prime composizioni polifoniche. Personalità fondamentali sono quelle di Magister Perotinus e Magister Leoninus, che appunto facevano parte della scuola di Notre Dame. L'École de Notre Dame è proprio anche il nome con cui si identifica una determinata scuola musicale. Poi vi dico, la musica medievale, lo ribadisco sempre, era
sconosciuta, semi-ignota sino a 50 anni fa, però adesso se voi fate una semplice ricerca su internet o su YouTube potete ascoltarne veramente di moltissima e di ottima qualità, perché gli studi sono andati avanti veramente tanto, a passi da gigante, e ci consentono quindi di avere una riproduzione molto viva, molto simile a quello che doveva essere nel Medioevo. Per cui se voi cercate École de Notre Dame, Scuola di Notre Dame su YouTube, potete ascoltare voi in prima persona quello che veniva cantato, intonato nella Cattedrale di Parigi. E ancora, la cattedrale entra nell'immaginario comune attraverso la storia dell'arte, attraverso opere di pittura. Qui ve ne propongo soltanto alcune. La miniatura bellissima di Jean Fouquet del Libro d'Oro di Étienne Chevalier, siamo alla metà del 400, che coglie l'occasione per illustrare un episodio sacro, simbolico in realtà, ossia la mano di Dio che protegge i fedeli dai demoni, ma in realtà è una rappresentazione vivissima, bellissima della città di Parigi, che è dominata dalla cattedrale. Guardate quante sono piccole le case e quanto è imponente invece la cattedrale, e il lavoro minuzioso, certosino, di pennello di questo straordinario artista. Si distingue anche la Sainte-Chapelle, il Ponte San Michele e poi altri monumenti della cittadella, di fatto. E ancora, qui sempre lo stesso autore, questa volta un episodio invece biblico, Salomone che costruisce il Tempio di Gerusalemme, fa parte di un'opera che le antichità giudaiche, oggi si trova a Parigi, alla Biblioteca Nazionale, e però il Tempio di Salomone di fatto è una cattedrale gotica, prende proprio le sembianze della cattedrale gotica. Si distinguono anche in primo piano i diversi ruoli di chi era impegnato nella cattedrale. Ci tengo a ricordarlo: la cattedrale era la costruzione di una nuova cattedrale, era terreno di incontro, di scambio di diverse competenze, era terreno di incontro di maestri che erano esperti in diversi ambiti, maestri vetrai, intagliatori di pietre. La figura dell'architetto, che ancora non è assolutamente ben definita, i vari maestri che si occupavano delle murature, chi della carpenteria, insomma, era davvero un terreno molto fertile per l'incontro, per lo scambio di conoscenze. Anche sin dalla sua costruzione, la cattedrale si configura come luogo di cultura, di rinascita culturale. E ancora, stesso autore, Libro d'Oro è sempre di Étienne Chevalier, qui una scena sacra, invece per eccellenza, l'Annunciazione, che avviene proprio in chiesa. Ho avuto modo di illustrare vari quadri fiamminghi, qui ne presento soltanto due dopo questa miniatura, in cui la scena sacra è significativamente posta non nella casa della Vergine, non all'aperto, ma in chiesa, il luogo sacro per eccellenza, e la chiesa ha l'aspetto della cattedrale contemporanea, la cattedrale gotica. Ci tengo anche a ricordare che il gotico condiziona numerose regioni d'Europa anche quando già è, come dire, si è già in quell'età che è definita come rinascimentale, anche a provarci quanto siano a volte labili questi confini che invece gli storici dell'arte spesso per comodità adottano per periodizzare la materia. E la cattedrale rappresentata è con ogni probabilità quella di Bourges. Meraviglioso il trittico dei sette sacramenti di Van der Weyden, e qui le navate laterali si popolano proprio dei sette sacramenti rappresentati. Vi sono molti personaggi proprio affaccendati, coinvolti in essi, ma quello che succede nella navata centrale è fondamentale. Abbiamo anzitutto questa costruzione architettonica a mezzo della navata, che era il tramezzo, per l'appunto, fondamentale nella chiesa medievale, e oggi quasi nella loro totalità i tramezzi sono scomparsi. Davanti al tramezzo
senso si celebra la messa, ma è proprio nel fulcro della navata che avviene la crocifissione. Quindi ancora una volta si sceglie la navata di una chiesa gotica come ambientazione. E la Vergine, la Madonna col bambino all'interno di una chiesa, questo è Van Eyck, che invece forse è il più famoso maestro fiammingo, la Vergine è in proporzioni gigantesche rispetto, se pensiamo, alla chiesa stessa. Ancora una volta la divinità è all'interno della chiesa, la chiesa è il luogo del miracolo. E ora una provocazione per concludere, una provocazione che riguarda, questa che cos'è? Chi me lo dice? Firenze, Santa Maria del Fiore. Cosa vi dite di questa facciata? Non mi piace. No, mi piace tantissimo, non dite ciò. Non dite ciò. Io sono innamorata di questa. È medievale? No, un misto. È ottocentesca. Allora, cosa intendo dire? Questa è una delle immagini emblematiche di Firenze. Quando noi pensiamo a Santa Maria del Fiore, pensiamo senz'altro alla cupola, ma poi pensiamo anche alla facciata. Quando ci troviamo in quella piazza, non possiamo che fotografarla questa facciata. Io almeno non mi trattengo perché è talmente imponente. C'è un pare impiego di marmi policromi, è così suggestiva, eppure è una facciata dell'Ottocento, e se la perdessimo, se crollasse all'improvviso, potremmo mai dire ma è ottocentesca? No, perché questa facciata di fatto è Santa Maria del Fiore attualmente, è l'emblema, è l'immagine che noi ci facciamo della chiesa, anche se quello che c'era di medievale di fatto è quasi tutto scomparso, è quasi tutto oggi custodito al Museo dell'Opera del Duomo, dove pure è stato fatto un lavoro incredibile, basato su questo disegno di Bernardino Poccetti, 1587, che ci trasmette l'immagine della facciata di Santa Maria del Fiore come doveva essere, molto più simile alla chiesa di San Lorenzo dunque. Esattamente, perché San Lorenzo ancora conserva questa facciata nuda, questa facciata in cotto, tra l'altro anche così priva di decoro, perché doveva accogliere un decoro, con delle pareti così, passatemi il termine, ruvide, proprio perché dovevano poi accogliere il marmo che le avrebbe rese più eleganti. Ma San Lorenzo ancora di fatto resta una chiesa di vestigia medievali, e noi dovremmo immaginarci Santa Maria del Fiore medievale così, e invece noi siamo fortemente, assolutamente condizionati dal restauro ottocentesco, che però di fatto proseguiva quegli intenti che già erano di Arnolfo di Cambio, cioè di proseguire quegli specchi marmorei a ricoprire poi tutta la facciata. Il disegno rende chiaro questo intento, che le statue proseguissero, e questo disegno, vi dicevo, è alla base dello splendido Museo dell'Opera del Duomo di Santa Maria del Fiore, dove è stata riprodotta in scala, quindi proprio quella in dimensioni originali, la parte medievale della facciata, e sono state lì poste le statue originali, in modo che quindi noi possiamo vederle effettivamente dove erano state poste, dove idealmente a che altezza era previsto che fossero. E quindi la facciata è invece opera di Emilio De Fabris, ci resta questo bellissimo progetto sempre al Museo dell'Opera, e i lavori vennero avviati a partire dal giugno 1871. Inizialmente De Fabris aveva pensato a questa copertura con cuspidi, che però ci ricorda molto da vicino un altro lavoro ottocentesco che è fondamentale e che è nell'immaginario della Firenze che noi riteniamo medievale, che è Santa Croce. Santa Croce ha queste cuspidi che riprendono un po' l'immagine del Duomo di Orvieto anche, e che poi, siccome erano troppo simili a quelli di una chiesa nordica, vennero dall'allievo e assistente di De Fabris, Luigi del Moro, eliminate, e si scelse invece questa facciata con linee così rettilinea, con linee verticali, orizzontali, senz'altro più lineare e più consona.
Quindi vi lascio un po' con questa riflessione di quanto il nostro Medioevo sia invece condizionato da quello che l'Ottocento ci ha lasciato, dall'eredità ottocentesca, da quanto è stato fatto e da quanto quindi la distruzione di ciò che è Medioevo, ma anche di ciò che ha storicizzato il Medioevo, sia per noi una perdita. È stata questa un'occasione per me di studiare più approfonditamente una cosa che conoscevo soltanto in un panorama più ampio di architettura gotica e quindi per me è sempre importante poter arricchire pian piano di un pezzettino in più. C'è stata in fondo una piccola cosa positiva in questa tragedia enorme nel mio vissuto personale e volevo però invitarvi a quelle stesse riflessioni che mi hanno portato, quindi a considerare quanto ci è rimasto, che già è poco rispetto a quanto era all'origine, come un bene prezioso che può esserci in un certo senso portato via anche da un evento accidentale, da qualcosa che non possiamo prevedere e quindi quanto abbiamo dobbiamo cercare di conservarlo, di visitarlo e anche possibilmente di amarlo. Grazie infinite. Anche se si pone anche il problema di tutto questo legno, dove lo andiamo a prendere, cosa facciamo, sterminiamo la foresta? Quindi in realtà la questione è veramente problematica. Ho visto alcune immagini di progetti, ma ripeto, sapete che comunque in rete girano una marea di immagini, io finché non ho prove provate non mi pronuncio, però sconsiglierei un restauro troppo contemporaneo, che va a snaturare anche quanto è stato fatto nell'Ottocento, perché nell'Ottocento non si voleva creare Ottocento, si voleva creare Medioevo. E quindi secondo me sarebbe forse troppo traumatico per noi ritrovarci un'enorme guglia di vetro al di sopra di una cattedrale che di fatto è pietra ed è gotico. Quindi io la penso così, anche se so che la questione è molto davvero complicata, specie per l'utilizzo dei materiali. Cioè, a me piacerebbe molto che si ripristinassero le capriate lignee, ma se questo significa che, non lo so, mezza Francia finisce senza alberi, allora non mi interessa più. Ecco, però sono pro e contro da valutare e che spero verranno valutati con intelligenza. Grazie, grazie.